I migranti in UE hanno presentato nel 2022 924.000 domande d'asilo. I dati riportati dal commissario affari interni Johansson, che ha anche chiarito che chi ha diritto alla protezione internazionale deve essere protetto, chi non ce l'ha deve tornare nel paese d'origine. La commissione UE ha presentato una strategia per aumentare il numero di rimpatri, unico modo, ha chiarito, per proteggere il sistema. Una strategia che si muove su quattro pilastri: miglior coordinamento tra commissione e stati membri, velocizzazione del processo, assistenza ai paesi d'origine e digitalizzazione delle procedure.